più atteso, David Trezeguet. Moranesi per Zalaceta che pesca a bocino, controllo sinistro ed è il vantaggio. Bonson, stacco vincente anche perché l'opposizione è bocino, perché buca al centro la difesa del Crotone e mette dalla bandierina del Piero. Balzaretti salva l'azione, il francese del riposo che diventa uomo assist servendo coraggiosamente a Del Piero. Poi arriva il 3-0, doppietta del francese. Mamà Trezeguet e la sua famiglia in tribuna, prima volta con tutti i big a disposizione, e allora non poteva mancare la firma di Pavel Nedved. Sulla palla Del Piero all'ultimo. Giorni Del Piero a parte, dopo Treviso la Juventus non è più ultima in Serie B, aspetta di cancellare il meno in classifica. Cross di Nedved, entra in area Zanetti. Palo di Nedved, in area ci sono Trezeguet e Del Piero, quest'ultimo entrato da pochi minuti. Quei minuti il suo gol numero 201, la sua punizione in... Comunque vincente, che è stato scagliato da Chiellini. Tocco per Balzaretti, possibilità per la Juve, attenzione Balzaretti, spazio per il cross dentro, a Cervi pareggio. Adesso è errore di Giuliano. Bogino va alla Paolo Rossi contro il Brasile. Punizione di Bogino, valla Del Piero ed è incrocio dei pali. Un pallone tolto a Giacomazzi, Camoranesi, Palladino, dribbling ed è gol. Giovane De Ceglie che fa come negli ultimi mondiali Del Piero contro la Germania. Si inserisce. Il portiere del Verona e serve a Camoranesi l'1-0. Trezeguet in fila di testa, un gol tipico del suo straordinario opportunismo. La finta di Palladino, Trezeguet e non perdona. Trezeguet vede smarcato molto bene Palladino. Palladino entra in area diagonale, gol. E adesso Del Piero, dribbling Trezeguet. Nedved, dice un rimpallo, conclusione, gol. Quindi Del Piero sinistro, dopo la rete di Del Piero, ancora il fantasista per l'assist. Nedved, la conclusione, il pallonetto. Di Gregucci, queste le belle storie del pallone. Lo sfrutta una felice intuizione di Nedved, non c'è nulla da fare per Zancopè. Di corner Nedved, non tira benissimo ma c'è il gol. Il pallone per Balzaretti, il tiro cross, non tocca la palla nessuno. In mezzo Del Piero, limite dell'area, dribbling contro dribbling e gran gol Del Piero. Attenzione ancora una volta la giravolta di Del Piero, punta l'avversario, si accentra, sinistro, rete, servizio per Del Piero, converge e non perdona. Era più beffarda e dolorosa per gli emiliani, la rete decisiva a 5 dal 90esimo, la realizza infatti Centurioni. Ma osservate il movimento di Trezeguet e questo gran gol del... Sul dischetto il capitano della Juventus, 23esimo, altro gioiello di Del Piero, pallone che scavalca. E siamo al 47esimo, due seduti, palla sul sinistro e questo è lo show. Avanza fin dentro l'area avversaria e beffa il portiere per il definitivo 2-0. Il suo cross, colpo di testa di Camoranesi e rete. Poi vedete questo pallone per Del Piero, tocco d'esterno delizioso ed è il raddoppio dal corner per Birindelli che mette dentro. Riparo verso il centro, pugni di Marchetti, d'opportunismo Balzaretti. Fuori classe della Repubblica Ceca, scarica con altruismo su Marchionni, controllo e palla dentro. Pesa, è passato soltanto un minuto, Zalaceta dentro l'area, Camoranesi, salta un avversario, il secondo, sposta la palla sul sinistro ed è un gol capolavoro. Più bravo è Giorgio Chiellini,
primo gol in bianco nero del difensore. Azione tutta francese e che bravo Zebina per Trezeguet. 3-1. Zanetti per Del Piero, diagonale ed è rete. Mirante, il sostituto di Buffon, poi Del Piero, Trezeguet, il suo destro e la rete. 28esimo, Juventus 1, Spezia 1, e angolazione ancora in mezzo e la rete proprio di Bianco. Sull'erba del San Nicola ha passeggiato la Juve di Nedved, già leader, al cospetto di un Martino emozionato e generoso che di più onestamente non poteva fare. La storia cambia in 10 secondi netti, il tempo di entrare e realizzare il gol qualificazione. Prima il gol di Chiellini. Juve fino al 34esimo del secondo tempo, quando Del Piero si ricorda che il San Paolo è il suo stadio fortunato. Non c'è la Germania, ma il minuto è lo stesso, 119esimo, 3-2